mite bel tempo e solo qualche velatura su gran parte dei settori per effetto dell'alta pressione. Temperature per lo più stazionarie, massime tra 9 e 14 gradi. Al centro residui piovaschi sull'Abruzzo al mattino, ma in attenuazione. Altrove prevale il sole. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi. Al sud variabilità mattutina con qualche sporadico e residuo fenomeno tra Basilicata e Puglia, ma con tendenza a miglioramento. Più soleggiato e asciutto altrove. Temperature in flessione, massime tra 10 e 15 gradi. Scorriamo insieme i programmi di oggi. Tra poco Roberta conduce Pomeriggio insieme, frammenti di vita quotidiana dei nostri ascoltatori in diretta. Ore 14.30, il Santuario d'Italia. A seguire le notizie flash. Alle 15 la coroncina alla Divina Misericordia guidata dagli ascoltatori in diretta. Alle ore 15.10 i classici per ragazzi, Pollyanna, una versione radiofonica a cura di Roberta. A seguire le notizie flash. Ore 15.45 mistici, veggenti e medium a cura di Padre François d'Hermine. Alle 16.40 per il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa ci collegheremo con la parrocchia Santa Maria Assunta a Martignacco, in provincia di Udine. Alle ore 18 il programma Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, a cura di Walter Binni. A seguire le notizie dalla Radio Vaticana in diretta. Ore 19.15 la lettura cristiana della cronaca e della storia, programma di approfondimento religioso a cura del direttore Padre Livio. Alle 20 le preghiere della sera e le preghiere dei bambini in diretta. Alle ore 20.25 il Santo Rosario con le famiglie. A seguire il programma Osservatorio sulla libertà religiosa a cura di Walter Maccantelli. Ore 22.25 la catechesi odierna del Santo Padre. Alle 22.30 compieta. Alle ore 22.45 libro dell'Apocalisse, a cura di Sua Eminenza Cardinal Gianfranco Ravasi. Ed infine vi ricordiamo gli appuntamenti della notte con il Santo Rosario a mezzanotte alle ore 3 e alle ore 5.45. Dal nostro sito internet radiomaria.it potrete riascoltare e scaricare tutte le trasmissioni online ed accedere direttamente ai nostri social ufficiali Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Radio Maria program 이용하라는 Vi ricordiamo infine che potete ascoltare Radio Maria tramite il vostro smartphone scaricando l'applicazione dallo store, sia Android, Apple o Windows. Cercate Radio Maria sul vostro store e potrete ascoltarci ovunque vi troviate. Termina qui l'appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto. Grazie.